Buonasera cari amici, benvenuti a Dopo Cena, l'appuntamento del martedì sera. Come sempre ospitiamo varie argomentazioni, questo programma lo dico a favore di quanti ci guardano per la prima volta, magari visto che da pochissimo Fano TV si vede in tutta la regione Marche, quindi magari in questo momento ci stanno guardando persone che ci guardano per la prima volta e insomma assistono al programma come prima volta. E allora diciamo che questo salotto è creato in questo modo proprio perché vogliamo fare delle chiacchiere, delle disquisizioni come si farebbero nel salotto, nel divano di casa propria, e quindi abbiamo ospitato in questi 3 anni tantissime argomentazioni, abbiamo toccato tanti temi, alcuni insomma un attimino un po' più, come dire, approfonditi, altri così tra il serio e il faceto, insomma abbiamo attraversato tante argomentazioni. Questa sera affrontiamo un'argomentazione interessante, basilare. Noi stiamo a Fano, siamo a Fano, ma chiaramente tutta la regione Marche può usufruire di un museo che è stato aperto qui a Fano, e quindi insomma lo facciamo anche a beneficio di quanti ci guardano in questo momento anche da altre zone. Sappiate che il 7 di dicembre è stato inaugurato a Fano il nuovo museo della via Flaminia, una via consolare importantissima che ha sicuramente segnato il percorso della civiltà romana. Dopo, insieme agli ospiti qui presenti in studio, tracceremo chiaramente insomma il significato non solo per la città di Fano ma anche per insomma tutte le civiltà che sono poi susseguite a questa creazione. Allora salutiamo i nostri ospiti, l'assessore della cultura del comune di Fano Stefano Marcheggiani, accanto a lui abbiamo insomma il coordinatore scientifico del progetto del museo sulla via Flaminia, nonché professore ordinario di ingegneria civile, edile e architettura all'Università Politecnica delle Marche. Buonasera. Professor Paolo Buonasera. Clini. Allora iniziamo, dopo capiremo insomma il percorso che insieme al professore c'è stato per arrivare a questo importante museo, però affrontiamo un pochettino anche insieme all'assessore l'aspetto culturale e anche radicale per la città di Fano, che nella sua romanità ha un pilastro sul quale anche dal punto di vista turistico e culturale si punta molto. Per l'inaugurazione del 7 dicembre, il coronamento di sforzi di più professionisti della politica anche della nostra città per chiudere una fase importante legata al progetto del distretto culturale voluto. Dietro questa parola un po' complicata c'è la partnership di 9 comuni che vanno da Fano a Cantiano e che hanno aderito da subito al progetto della Regione Marche di qualche anno fa per stigmatizzare appunto in un pilot di Fano ma anche in altri luoghi come Fossombrone, Cagli e poi gli altri comuni che fanno riferimento fino all'asta di 60 km di Flaminia, il senso di questa strada su cui possiamo dire si racchiude tutta la storia della nostra comunità territoriale, perché è vero, parliamo di archeologia, di paesaggio, ma anche di sfruttamento dell'agricoltura, di servizi che sono nati nei secoli, di un sistema di relazioni che ci hanno visto molto insieme, anche se su comunità differenti. Il Museo della Flaminia è un piccolo museo, credo unico nella nostra regione, perché è completamente interattivo, che quindi sollecita molto la partecipazione dei visitatori. C'è personale preparato per far interagire con i contenuti altamente tecnologici, un museo non statico, un museo che è destinato a rinnovarsi ciclicamente con contenuti ampli, quindi a volte magari ci può essere un contenuto più dedicato a Fano, altre volte più a Fossombrone, altre volte a Serlungarina, altre volte insomma a Saltara, a Cagli, a Cantiano, insomma tutti i comuni che ne fanno parte, con uno sguardo appunto vasto, perché questo territorio straordinario che noi vorremmo candidare a patrimonio dell'umanità con l'UNESCO, stiamo attivando anche questa pratica, ha tanto da raccontare e ha soprattutto tanto da far conoscere anche chi ci abita, anche i più giovani. E quindi dopo l'inaugurazione, che devo dire ha avuto nel primo mese dati straordinari, perché è vero che il museo è gratuito e quindi si presta molto bene, è in un luogo straordinario dal punto di arrivo della Flaminia al mare Adriatico, perché proprio l'Arco d'Augusto, siamo ai piedi dell'Arco d'Augusto,
però abbiamo registrato in un mese circa 6.000 ingressi, perché ecco una cosa che dirà meglio di me il professor Clini, il museo è dotato di sensori che registrano e monitorano gli ingressi, ma anche i percorsi privilegiati che i visitatori compiono all'interno. Ecco, mentre noi parlavamo così, mentre sentivate le parole dell'assessore Marchegiani, avete visto sotto, scorrevano le immagini proprio dell'inaugurazione e un po' avete capito lo spazio, come è stato creato, avete visto un tappeto delle città, in questo momento insomma, ci sono delle cartine che si possono toccare, e, insomma è un museo che fa della interattività un suo asset principale. Professor Clini, prima di addentrarci proprio nelle specifiche tecniche e naturalmente scientifiche del museo, che sono insomma, di una certa caratura, di un certo peso, come abbiamo avuto modo di vedere, che importanza ha avuto la Via Flaminia dal punto di vista storico per Roma e per la nostra civiltà, insomma? La Via Flaminia è stata la prima via consolare che i romani hanno costruito verso nord. Siamo il consule Flaminio intorno al secondo secolo avanti Cristo, secondo, terzo. Era la prima grande via di espansione che i romani percorrevano per portare gli eserciti a nord. Ed era una via, la prima via che arrivava al mare. Il primo tratto della Via Flaminia si fermava proprio a Fano, poi è proseguita, è arrivata ora insomma, fino a Rimini. Quindi era, da questo punto di vista, diciamo, una sorta di archetipo di tutte le vie consolari, è considerata insieme alla Via Appia la grande autostrada dell'antica Roma. Quindi una via importantissima, lungo cui sono sorte delle infrastrutture di straordinario valore, ponti, viadotti, gallerie. Pensiamo alla Galleria del Furlo, che è una delle pochissime gallerie antiche, credo sia l'unica galleria antica ancora oggi percorribile, costruita in pendenza e in curva. Sono sorti centri urbani molto importanti. Se pensiamo solo ai nostri delle Marche, basta che citiamo Cagli, Fossombrone con la meravigliosa Forum Semproni. Insomma, è una via che ha fatto non solo la storia dell'impero romano, ma ha fatto anche la storia del nostro paese a partire poi dall'età medievale, dopo, come dire, un primo periodo di decadenza del tratto consolare. Poi in epoca medievale questo tratto consolare ha ripreso vita ed è ridiventata una nuova arteria che ha rivitalizzato tutto questo percorso, in particolare proprio quello marchigiano. Augusto, ecco, la cosa importante è che Augusto, se vogliamo proprio venire nello specifico di Fano, tutti i ponti che noi vediamo adesso nel tratto marchigiano sono stati tutti ricostruiti sotto Augusto, quindi insomma, un valore davvero straordinario. Invece la Via Flaminia per Fano che cosa ha significato a quell'epoca, in quel momento particolare? Ma la Via Flaminia per Fano ha sicuramente dato a questa città un valore simbolico particolare nell'ambito delle nuove città, delle colonie che i romani andavano a costruire. Adesso non so se si può dire che c'è una strettissima corrispondenza, ma insomma Vitruvio è venuto a Fano a costruire la sua basilica. Questa città poteva rappresentare, doveva rappresentare una sorta, come dire, di visione della grandezza di Roma sul mare Adriatico, era un porto di una certa rilevanza e la Via Flaminia ha portato sicuramente a Fano la Porta d'Augusto, la cinta muraria, cioè tutto il tessuto urbano della città è comunque legato alla Via Flaminia. Pensiamo per esempio alla Porta della Mandria che originariamente segnava l'antico tracciato che saliva sulle colline. Quindi insomma, ha anche determinato la Via Flaminia tutta la centuriazione del territorio che ha portato la città di Fano ad essere suddivisa secondo questo tessuto ortogonale a cardi e decumani, così come oggi è suddiviso. Quindi diciamo, ha un'importanza storica, simbolica, culturale, ma anche proprio legata alla fisicità della città, all'urbanistica della città che è rimasta oggi pressoché identica come centro storico. Ecco, Assessore, noi spesso girando un po', insomma, altre città o andando anche all'estero, vediamo che gli altri con poco fanno tanto. Noi invece abbiamo tanto e dobbiamo cercare di farlo conoscere. La comunicazione è un veicolo importantissimo, perché avere e non far sapere di avere forse è un peccato mortale per chi ha tanto come noi a Fano. Assolutamente, questa è una sindrome un po' tutta italiana, noi siamo un paese ricchissimo di tutto, e quindi quando si ha troppo probabilmente lo si considera non nella dovuta maniera. Però
È proprio vero che all'estero c'è solo da imparare, nel senso che la valorizzazione anche di poche pietre o di tracciati sicuramente meno invidiabili dei nostri hanno avuto grandi tecnologie, grande divulgazione. Direi che noi ci siamo mossi, però questo è un segno, credo, importante, segno importante, vero, concreto, che ha saputo tra l'altro sfruttare risorse economiche messe a disposizione dagli enti sopraesposti da quello di Fano, insomma, preposti a attivare queste dinamiche. Però ha attivato anche una serie di riflessioni nell'amministrazione, perché noi vogliamo consolidare questi prerequisiti di romanità che sicuramente Fano ha, una cinta muraria straordinaria, antichissima, riconoscibile in quasi tutti i pezzi, o dove non è riconoscibile perché ci sono monumenti come la Rocca o il Bastione, San Gallo, insomma, in qualche maniera che hanno superato in storia più recente, ma sono sempre dei punti di grande effetto. E poi abbiamo nel sottosuolo tante cose da scoprire, quindi oltre al tema che si vede nell'immagine che è passato del teatro romano, che è stato scoperto recentemente nel tentativo di ristrutturare una filanda e che noi vogliamo acquisire con una permuta, e siamo a buon punto, ci abbiamo ovviamente i grandi resti di Sant'Agostino, limitrofi, i resti della Mediateca, i resti della Domus dei Pesci, un museo archeologico che stiamo valorizzando, e quindi c'è veramente la condizione per creare un itinerario veramente forte di luoghi archeologici e poi di farlo conoscere. Nel frattempo abbiamo sistemato il sito del Comune di Fano, dove questi contenuti si leggono, ma non basta ovviamente, non basta, perché dobbiamo sfruttare ogni occasione, anche quelle ludiche e ricreative, cioè chi viene al Carnevale potrà visitare il Museo della Flaminia, potrà avere grazie alle guide accesso agli altri siti, abbiamo anche ciò che resta di un anfiteatro, veramente poco resta, ma comunque anche questo è visitabile, però tutto questo va collegato in un racconto molto più intelligibile, ci stiamo lavorando su questo. Ecco, allora adesso vi dico che fra pochissimo vi regaleremo un filmato, insomma, virtuale, ma non troppo, che è una ricostruzione, è molto, molto interessante, ve lo facciamo vedere, dura 6 minuti, lo commenteremo insieme, perché ci darà la prospettiva di quella che era Fano al tempo, insomma, proprio della Via Flaminia. Però prima di farvelo vedere, rimanete con noi ancora un attimino, perché voglio chiedere al professor Clini qual è il moment, cioè che cosa vi ha spinto dal punto di vista anche proprio dell'impostazione del museo per metterci dentro i contenuti che, so, hanno richiesto diversi anni. Beh, diciamo, io sottolineerei 2 aspetti. Il primo, la volontà di raccogliere 20 anni, forse anche più, 30, 40 di lavoro sulla Via Flaminia. Cioè, negli ultimi anni sono stati fatti tanti progetti sulla Via Flaminia, sono stati prodotti tanti contenuti, tanti studi. Mancava un momento di sintesi di questi studi, di questi contenuti, mancava un luogo dove era possibile vedere tutto quello che la Via Flaminia aveva significato in questi anni per la nostra comunità. Quindi il primo pensiero è stato quello di avere questo luogo, veramente il Museo della Via Flaminia, dove attraverso il digitale abbiamo raccolto una quantità di contenuti enormi. Io direi tutto quello, quasi tutto, perché la perfezione non è di questo mondo, quasi tutto quello che è stato prodotto in questi 20-30 anni. L'altro aspetto è quello di pensare oramai a dei musei nuovi, no? Dei musei in cui non conserviamo più niente, dove i pezzi non ci sono, per carità, vanno mantenuti i musei dove sono i pezzi, ma questo era un museo che nasceva già con questa sua vocazione, una vocazione virtuale, una vocazione tecnologica, un museo dove non solo si guarda, perché si può anche ovviamente guardare, state vedendo il tappeto, il grande telo con rappresentati i monumenti, quindi c'è anche questa attenzione verso chi può non essere portato ad una tecnologia spinta, ma soprattutto un museo dove sia possibile avere esperienze narrative, dove l'utente sia il più possibile coinvolto, sia nella modalità di navigazione, quindi si possa anche divertire a cliccare vari tasti, capire che cosa succede, scoprire anche che cosa c'è dentro questi contenuti, perché nei musei tradizionali noi entriamo e vediamo quello che c'è e lo sappiamo, qui non lo sappiamo, c'è anche questo elemento sorpresa, nel senso che lo dobbiamo andare a cercare. Poi ricostruzioni 3D, modelli digitali, abbiamo cercato di mettere quelle che sono anche un po' le tecnologie in questo momento che stanno
evolvendosi nei musei, c'è realtà aumentata, realtà immersiva, si potranno mettere degli occhiali ed entrare dentro il teatro, oppure si potrà guardare la piantina della Basilica di Vitruvio e vederla ricostruita davanti ai propri occhi. Quindi un'esperienza di narrazione che nasce ovviamente oramai da anche esperienze e studi non solo nostri ma della comunità scientifica consolidati rispetto alla direi quasi necessità che i musei, anche quelli tradizionali, vadano a trasformarsi in questa logica. Qui era un museo nuovo, ma anche il museo tradizionale, dove ci sono i pezzi, i quadri, i reperti archeologici, si stanno trasformando in una logica nuova, dove diventa l'utente il centro del luogo, non più l'oggetto, non più il pezzo, è il pezzo che deve parlare all'utente, è l'utente che deve chiedere al contenuto qualche cosa che a lui possa interessare. Questo è un po' il senso che abbiamo cercato di dare. Speriamo di esserci riusciti, ma è solo un punto di partenza, perché poi in realtà i progetti di migliorare le tecnologie, migliorare l'usabilità ci sono e ci stiamo ancora lavorando in questi momenti. Cioè, è bello perché noi che abbiamo assistito all'inaugurazione abbiamo visto anche la raffinatezza di alcuni espedienti. Ci sono le strutture portanti degli schermi touchscreen che hanno praticamente quasi degli adesivi che possono essere attaccati e staccati e si possono impaginare in maniera diversa, come se fosse un giornale nuovo, le pareti del museo. Sono dei concetti che esprimono la grande voglia di chi ha voluto questo museo di creare a Fano un concetto nuovo di fruizione dello stesso museo. Quello che diceva il professore prima era importantissimo, cioè non è più io che giro per il museo, ma è il museo che gira attorno a me. Certamente, anche perché sempre più il cittadino, il turista vuole fare un'esperienza attiva, compartecipe, si esce dallo schema del museo che è conservazione e contemplazione, ma questi contenuti ci sono ovviamente anche in questo, per chi è affezionato a una fruizione più tradizionale, ma qui si cerca di stimolare la partecipazione, la scoperta, la riflessione critica e soprattutto di proporre ciclicamente contenuti rinnovati, perché la ricerca continua, quindi il collegamento con l'Università Politecnico delle Marche e l'Università di Urbino e Archeologia è fondamentale per i contenuti. Quindi questo sarà un modello anche per altri musei che vogliamo risistemare, con altri contenuti evidentemente, come la Pinacoteca che stiamo sistemando, però per cercare sempre più, tra l'altro l'audioguida, l'audio-videoguida che abbiamo fatto per San Pietro in Valle, ha una narrazione di circa 20 minuti in cui, con un gioco anche qui di computer, si ricollocano quei dipinti che furono tolti tanti anni fa dalle cappelle, si rimettono virtualmente in sito, così ecco, anche lì un gioco virtuale, però il visitatore ha la soddisfazione di vedere le sei cappelle di San Pietro in Valle e l'altare maggiore completo con i quadri che stanno temporaneamente al museo. Ecco, allora, adesso vi facciamo fare un piccolo tuffo nel passato, grazie a un contributo che ci ha portato qui il professor Clini, ma che ritroverete all'interno del museo se lo andrete, anzi vi stimolo ad andarlo a visitare ovunque voi siate, in qualsiasi angolo delle Marche vi troviate in questo momento, venite a Fano a vedere questo gioiellino che è stato inaugurato da poco. Adesso prego la regia di mandare il filmato e insieme alle immagini il professor Clini ci commenterà che cosa noi vediamo insomma seduta stante insieme a voi. È un viaggio che parte proprio dall'Arco d'Augusto, che insomma non è una porta ma è un arco, e adesso capiremo perché. Prego professore, commentiamo. Beh, in diretta. Sì, stiamo vedendo il filmato che è possibile appunto come è stato detto vedere al museo. Qui vediamo la più straordinaria rappresentazione cartografica dell'Impero Romano, questa è una riproduzione ottocentesca della tavola peutingeriana. Qui vediamo Roma, il video si sta spostando sulla capitale, sul punto di partenza di tutte le vie consolari. Adesso vedremo il tracciato della via Flaminia così come riportato nella tavola peutingeriana, che attraversa le città che non sono riconoscibili perché questa è una cartografia particolare che si svolge lungo un nastro, ma arriviamo poi alla città di Fano, ecco qua, che è Fano Fortune, una notazione diciamo tardo antica, non ha qui la denominazione latina ma naturalmente richiama il Fanum Fortune. Quindi abbiamo percorso virtualmente la via Flaminia, siamo arrivati a Fano. Ecco, questo è quello che l'antico romano vedeva quando arrivava a Fano. Entrava
dentro questa meravigliosa porta e iniziava a percorrere il decumano massimo. Il decumano massimo che era quello che l'attuale via Arco d'Augusto, che attraversava tutta la città. In fondo vedete la possibile porta, la porta marina, ci sono, gli studiosi non sono concordissimi nel ritenere che vi fosse, è un'ipotesi probabile, naturalmente queste ricostruzioni cercano di essere filologicamente corrette e di raccogliere ciò che è più plausibile e più credibile in questo momento degli studi. Percorriamo questa strada che era fatta da botteghe, da domus, entriamo nel foro. Davanti vediamo il santuario della fortuna, qui sulla destra stiamo entrando dentro la basilica di Vitruvio. È il primo monumento che noi abbiamo ricostruito, a cui stiamo lavorando da tanti anni. Ci troviamo, tanto per farci capire, ma dai nostri telespettatori, nell'area in cui si trova il cinema Politeama. La basilica di Vitruvio in questo momento è collocata lì. Aggiungo che gli esiti del georadar ci stanno portando a fare delle riflessioni diverse e probabilmente faremo una versione tra qualche tempo di una rivisitazione del foro della città proprio in base agli esiti che abbiamo avuto del georadar. Ma adesso torniamo dentro la basilica, entriamo in questa basilica di Vitruvio, adesso saliamo, era una basilica fatta da due livelli, il primo livello che abbiamo visto con queste gigantesche colonne di ordine gigante, alte 18 metri, è una sorta di grattacielo dell'antichità. Un mio amico archeologo dice, ma a Roma, in quel momento, nel 20 avanti Cristo, un architetto che pensa a questa basilica pensa a un edificio visionario, è lui stesso un visionario. Forse lo era talmente tanto che questa basilica chissà che fine ha fatto, è stata costruita, è caduta, non sono riusciti a costruirla del tutto, ci sono tante le ipotesi, comunque la stiamo cercando, era meravigliosa, noi sappiamo che era fatta così perché Vitruvio così la descrive. Adesso usciamo dalla basilica con queste gigantesche colonne corinzie, rientriamo nel foro, davanti abbiamo il Tempio di Giove, Vitruvio dice che la basilica stava al centro del foro davanti al Tempio di Giove, quindi vediamo il Tempio di Giove. Ci giriamo verso l'attuale complesso conventuale di Sant'Agostino, che noi ipotizziamo sia un santuario forse dedicato alla fortuna, e iniziamo a costeggiare il teatro ed entriamo in quest'area monumentale straordinaria. Non erano tante le città romane che avevano un'area monumentale dove il teatro e l'anfiteatro erano così vicini e così imponenti. E adesso lo vedete l'anfiteatro là in fondo. Entriamo dentro il teatro. Il teatro del teatro è stata fatta una ricostruzione filologica che nel museo è spiegata, perché nel museo non solo si può vedere, ma noi cerchiamo anche di spiegare come abbiamo fatto queste ricostruzioni, quindi la dimensione scientifica è sempre garantita. Entriamo dentro il teatro, ricostruito sulla base dei rilievi laser, ci troviamo davanti al proscenio, vedete il proscenio davanti a noi, il tetto, questi tiranti che sono degli elementi che sostengono la tensostruttura del velario, lo vediamo adesso chiuso, prima era aperto, questa copertura che serviva a riparare dal sole, il portico superiore, ancora il proscenio, cioè il fronscena, poi vediamo il proscenio, vediamo la cavea, c'erano due ordini di cavea, i proedria, vedete quei sedili che si trovano vicino all'orchestra, erano dove sedevano i maggiorenti. Poi questo che vedete sono le nuvole di punti laser, è quello che attualmente resta del teatro. Volevamo far vedere che cosa effettivamente c'è del teatro e come i resti visibili, non visibili, mi auguro presto visibili, vanno a sovrapporsi al nostro modello. Vedete i resti della porta regia, i resti della cavea. Questo, ripeto, anche a dimostrazione un po' della costruzione filologica di questo manufatto. Ancora il proscenio, il pulpitum, questa parte modanata che si trova, che rialza il proscenio rispetto all'orchestra, e adesso si esce, usciamo, ritorniamo nell'area aperta che probabilmente si trovava davanti al teatro e da cui era possibile accedere sia al teatro che all'anfiteatro. Dell'anfiteatro è possibile vedere solo una ricostruzione degli esterni perché ancora non siamo in grado di fare una ricostruzione dettagliata, bisognerà fare dei rilievi dell'anfiteatro, ma il modello ricostruito è credibile. Adesso la telecamera si alza e abbiamo modo di vedere questa città che, ripeto, doveva essere straordinaria, aveva questo complesso monumentale davvero davvero unico. Immaginate questo teatro
che era un teatro molto grande, poteva contenere 6-7 mila persone con questo grande anfiteatro, questo santuario imponente di fronte al teatro, poi il foro con questa ulteriore basilica straordinaria, 20 colonne, 20 metri, ci siamo alzati, ecco, vediamo la città dall'alto inserita nel suo contesto urbano. Noi ci auguriamo col tempo che questa città possa virtualmente definirsi sempre di più, che si possa ricostruire l'anfiteatro, che si possa ricostruire nel dettaglio il santuario, insomma che la forma urbis della città di Fano col tempo sia sempre più visibile, più visitabile in tutte le forme tecnologiche che il museo permetterà, e nel corso degli anni, mano a mano che le persone andranno al museo, vedranno cose nuove e vedranno questa città che nasce e cresce. Beh, direi che è di un affascinante, insomma, unico, è bellissimo vedere, insomma, che cosa probabilmente era a quel tempo Fano, e insomma le meraviglie della tecnologia ci consentono proprio questi giochi, questo piccolo divertimento. Tra l'altro c'è un visore, un occhiale, insomma, di ultimissima generazione proprio a disposizione di quanti vogliono andare a visitare il museo, che permette proprio orientandosi di scovare, insomma, le meraviglie della tecnologia. Tutti i contenuti scientifici inseriti in questo modo, che permettono una fruibilità anche del messaggio scientifico, certo, alla portata anche dei ragazzi, di tantissime persone che sono un po' più affascinati dal mezzo, dal veicolo, che però attraverso il veicolo poi scoprono il contenuto. Questa è una sciccheria, insomma, da sfruttare, assessore. Beh, ormai i tempi cambiano, evidentemente ormai siamo sempre col mobile, quindi anche qui ci sarà un'app, ci sarà un QR code che consentirà anche una fruizione più individuale delle cose, però sì, come diceva lei, indubbiamente i giovani, che sono il pubblico di domani per queste cose, devono essere attratti anche dalla tecnologia con cui nascono. E mi pare che già le prime prove sono molto divertenti, perché i ragazzi, anche rispettosamente, che sanno usare poi questi strumenti, interagiscono subito molto bene con le guide, riescono a capire le potenzialità, vedere le persone che si muovono nello spazio da fuori con l'occhiale e girano è divertente, poi è una visione immersiva e quindi dà il senso anche a quelle persone che non sanno che cos'è l'ordine corinzio, che non sanno cos'è un foro, di incuriosirsi, di approfondire se lo vogliono, oppure di giocare con immagini suggestive che comunque danno il senso, anche se non al 100%, perché però questo ci stimola per le ricerche, di una città ancora per molti versi misteriosa, che però grazie al georadar, al numero di punti e ai sondaggi che speriamo di fare in alcune zone, perché bisognerà anche andare a indagare, deve svelare dei misteri importanti. Cito per esempio una cosa che a me affascina molto: la piazza 20 settembre, sopraelevata sul piano romano che non è mai stato indagato, piena di gallerie, e anche la corte malatestiana, dove sicuramente meriterà fare delle indagini. Abbiamo parlato col professor Clini, non appena avremo le disponibilità, quelli sono due cantieri da indagare per aggiungere una parola più chiara alla morfologia di una città che è svelata, io credo, solo in parte. Ecco, professore, lei è anche coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani, per cui insomma, sicuramente ne è addentro. A Fano ci sono delle domus e bellissime romane che sono già visitabili, quindi insomma, e anche voi fate un'opera di divulgazione di questo grande architetto che ha scritto, insomma, possiamo dire, il caposaldo della moderna architettura, insomma. Beh sì, il Centro Studi Vitruviani è nato per questo, è nato per valorizzare questa ricchezza unica che ha la città di Fano. Vitruvio, il de architettura, questa basilica, ma probabilmente anche altre cose, altri manufatti che Vitruvio può aver costruito. Quindi Fano è un patrimonio archeologico straordinario. Legarlo a Vitruvio veramente vuol dire sottolinearne una unicità che solo questa città può avere. Io ricordo sempre, lo dico sempre, Salvatore Setis, presidente del nostro comitato scientifico, una delle prime volte che venne a Fano, fece una conferenza stampa e disse: guardate, voi avete il vostro eroe eponimo, Vitruvio, è straordinario, usatelo perché non ce l'ha nessuno, ed è un serbatoio enorme. La mostra perfetta è virtuale, solo per fare un esempio, nasce da lì, nasce da questo uomo vitruviano che Vitruvio descrive, che Leonardo disegna e che diventa il disegno più importante mai fatto, insomma. Bene, siamo quasi in chiusura. Io volevo chiederle una cosa, assessore. Lei è un uomo di cultura e
Che cosa affascina di più della cultura di un mondo, di una civiltà? Il che cosa avrebbe potuto essere, e non sappiamo che cos'è perché non ne abbiamo le conoscenze, e quindi fantasticare un po', lavorare con l'immaginazione o avere la certezza di quello che era. Qual è il gioco più divertente? Beh, io credo che il fascino del mistero sia tale, no? Quindi la scoperta, il fascino dell'archeologia è un po' questo, scoprire civiltà sepolte di cui magari si sente parlare in un trattato, la basilica di Fano che costruì, insomma è già una frase che ci muove, no? A cercare di capire che fine ha fatto questo grande edificio, ma soprattutto ci impone di comprendere, questo l'abbiamo già capito, come una città importante, collegata al culto della fortuna, collegata a una via così importante che la collegava poi a Roma, il ruolo che ha avuto, questo è affascinante, ma affascinante anche scoprirlo per sapere cosa potremo essere noi in futuro. Ecco, quindi facendo una battuta abbastanza lisa e consunta, per sapere dove dobbiamo andare è meglio conoscere da dove proveniamo, da dove veniamo, e quindi insomma questo ci aiuta. Bene. Siamo arrivati in fondo a questa puntata così affascinante, così coinvolgente anche dal punto di vista tecnologico, che vi ha così mostrato in maniera naturalmente superficiale quello che è una nuova perla della città di Fano, ma che è a disposizione di tutti, perché la cultura è a disposizione di tutti quanti, insomma è trasversale, quindi ovunque voi siate venite a Fano a vedere questo museo così tecnologico, così carico di contenuti. Quando c'entrate sembra così molto spoglio, molto scarno, ma poi entrando nelle pieghe vi stimola proprio a quasi questa sua semplicità a voler approfondire, no? I suoi contenuti, quindi venitelo a vedere per fare una grande opportunità, e soprattutto vi darà nuovi orizzonti e vi chiarirà, nel qual caso voi lo vogliate fare, che cosa ha rappresentato la Via Flaminia per la civiltà romana e per tutto quello che ne è venuto dopo. Quindi, insomma, il museo, ricordiamolo, Assessore, gli orari di apertura e come proprio in chiusura, come si può fruire di questo? Dunque, l'orario invernale è dal 13 gennaio al 31 maggio, venerdì dalle 16 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L'orario estivo sarà dal 1 giugno fino al 30 settembre e sarà sempre il venerdì dalle 18 alle 22, il sabato, domenica e festivi anche la mattina dalle 10 alle 12, 18 alle 22. Per le scuole del DCE, dei 9 comuni, ci sono visite gratuite, per scuole di ogni ordine e grado, quindi dalle elementari alle superiori, il giovedì, il venerdì e il sabato mattina, lì cambia perché le scuole ovviamente in certo. Orario scolastico. La durata di una visita è un'ora per le scuole. Tutte le altre scuole d'Italia che volessero, non in orario ovviamente, altrimenti sarebbe gratis, però prenotarsi dei giorni, c'è da pagare un costo di 60 euro per un'ora con la visita, con le assistenze e le strumentazioni, però solo se vengono oltre l'orario che abbiamo già letto. Quindi se hanno bisogno di un giorno extra si apre, però c'è da pagare il costo delle guide. Bene, questo è. Grazie professor Grazie Clini per essere Grazie stato con noi. Grazie assessore Grazie. Marchegiani. Grazie per questa puntata di dopo cena è tutto. Il Museo della Via Flaminia a Fano. Alle prossime, arrivederci. Ciao. Data.